Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti, dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. E benvenuti a questa nuova diretta della 60 News, 60 News del giovedì, che parla tra virgolette un po' di noi, un po', ma soprattutto tanto di comunicazione. Parleremo di una nuova, come vedete dalla mio sottopancia, delle mie in sinergia con Radio Eco Sud. Radio Eco Sud e di radio, ma di radio e televisione parleremo con, e ringrazio per essere qua con noi, Girolamo Calogero. Girolamo Calogero rappresenta in pieno questa realtà, questa radio, Radio Eco Sud, che è un'associazione, ma comunque un'associazione culturale, diciamolo, perché comunque la comunicazione, l'informazione e soprattutto cultura storica dal 76, mi dicevi. 76. E la storia è molto semplice, nel senso che alcuni studenti del liceo scientifico di Cittanova, vedendosi legato questa possibilità di poter trasmettere nella prima radio privata che si era installata a Cittanova o nei dintorni di Cittanova, si rivolgono a un avvocato, l'avvocato Antonino Spagnolo Muratori, possiamo ringraziare e salutare, dicendo, manifestando questa situazione. Lo stesso avvocato si adopera e va, contatta alcuni professionisti di Cittanova e insieme, mettendo di tasca loro dei soldini, realizzano questa associazione e con l'acquisto di un primo trasmettitore, le prime cose che servivano per le radio libere. E dal 1976 che questa è una realtà, diciamo, per Cittanova, per la Piana e adesso quasi per l'intera Calabria. Anche e soprattutto quando appunto si parla di carenze di strutture, carenze praticamente di progettualità, soprattutto anche nelle zone come le nostre, dove diciamo c'è difficoltà ad emergere, no? Con realtà poi particolari, perché diciamocelo, la radio come la TV magari è con discorso di azienda, in questo caso la vostra è un'associazione, ma poi alla fine è la stessa identica cosa, no? Sì. Uno suda tanto comunque per portare avanti un'idea, perché poi di fatto è un'idea, nasce appunto da un'idea. Sì. È una bellissima idea che se la regia, ringrazio come sempre, mi manda la nostra grafica o il loro sito, appunto questo è il loro logo Radio Eco Sud, che nasce dalla Piana, prossimamente anche in app sul Google Play. Tantissimi, poi il sito ben strutturato, sì. La storia della radio, i programmi, allora, e poi i vostri contatti. Se vai per cortesia dove dice la radio, dove ci sono alcune foto storiche, dei ragazzi di allora che diciamo hanno realizzato proprio la radio.
Eccolo qua. Se vai un pochino più giù, ecco, queste sono le radio storiche di le foto storiche, scusami, di Radio Eco Sud. Si era saltata la pagina. È passata. Un discorso che poi è sempre quello che caratterizza, ecco qua, visto che parlavamo di questa partnership attraverso il vostro sito, ecco il collegamento e poi opposto, sì, guarda, ecco il nostro streaming. Perfetto. Di Telemia. Un'altra cosa poi che caratterizza la radio rispetto alla TV sono poi, quello che storicamente poi si dice, sono anche i tempi, no? La radio deve far immaginare quello che poi la TV, certo, spiattella nell'immediatezza, sì, con le immagini, quindi sì, maggiore difficoltà per voi, sì, operatori. Perché bisogna raccontare ciò che non vedi, quindi a maggior ragione c'è più fantasia, c'è più fatica talvolta anche a raccontare determinate cose. E quindi è un pochino più difficile della televisione, anche se più affascinante, devo essere sincero. Affascinante perché comunque la TV dà l'immediatezza, quindi ti trovi tutto davanti, sì, e la radio apre all'immaginazione. Certo. E immaginiamo cosa di Radio Eco Sud, nel senso che tipo di programmazione fa? È una radio generalista? Sì, diciamo che, allora, qual è la nostra mission? La nostra mission non è quella di mandare musica dalla mattina alla sera, perché assolutamente no. Quello che noi vogliamo dare come prima cosa è dare voce a tutti, quindi questo è l'essenza, cioè cercare di essere, diciamo, quasi al servizio, no? Di tutti, dare la possibilità a tutti di poter dire la loro. Stiamo realizzando dei programmi che sono autoprodotti, cioè realizzati nella nostra struttura, e sono aperti al pubblico. Si intende, adesso ti dico. Per esempio, ci sono dei programmi realizzati dove da alcuni, se posso citare qualcuno dei nostri speaker, c'è Aldo, per esempio, che si occupa di tutti gli eventi che vengono organizzati nella piana di Gioia Tauro, Cinque Frondi, Polistena, Cittanova. C'è Rosario che si occupa del mondo giovanile, l'altra sera si parlava dell'università, degli studi di Reggio Calabria, di tutte le problematiche legate del al territorio, mondo giovanile. Ospitando, suppongo, cioè, anche soprattutto questo, ospitando delle persone. C'è Tonino. Fa la radio parlata, certo, nel senso che ultimamente bisogna. Se tu sei in macchina, questo è un mio pensiero, con la frenesia, no, dei nostri tempi, sì, e con la carenza delle, sì, radio all'interno delle nostre abitazioni, sì, ormai, diciamo, ecco da qui anche un discorso di sinergia, no? Da oggi noi apriamo il televisore, ci sono le TV, cioè le radio anche in televisione, e in macchina quel poco tempo che ha uno dice voglio ascoltare musica, sì, non voglio sentire le parole. Lei è per la radio parlata o per la radio musicale? Io sono per la radio parlata. Io sono per la radio parlata perché ritengo che la radio al nostro livello debba dare un servizio, debba essere al servizio della collettività e debba dare dei segnali, positivi. Noi vediamo le cose in positivo, noi siamo per le cose positive, vogliamo raccontare le cose positive. E a noi le cose negative ci hanno già detto tutto, di tutto di più, di cose negative per quanto riguarda la nostra regione, la nostra zona, eccetera, eccetera. Noi vogliamo mettere in risalto quelle che sono le cose belle della nostra zona, soprattutto questo. Mi sono dimenticato una cosa importante, tutte le mattine dalle 10 a mezzogiorno siamo collegati in diretta con una testata che si chiama Inquieto Notizia, c'è Lucio Rodinò che trasmette tutte le mattine in diretta, proprio con uno studio realizzato lì nella sua redazione, e questa trasmissione va poi in replica la sera alle 20. Quindi quindi tutti i giorni raccontiamo quella che è la realtà, prevalentemente chiaramente, della piana di Gioia Tauro. E da oggi, anzi ormai da qualche, sì, giorno, sì, anche questa collaborazione, certo, con la nostra emittente. In cosa si sta concretizzando? Io lo chiedo anche perché sinceramente allora, i telespettatori a casa magari non mi crederanno, ma so, sì, poco. No, allora, adesso ti spiego. Intanto c'è la possibilità di ampliare questo discorso che noi abbiamo incominciato con la radio, riportandolo anche alla televisione. Nei nostri studi ci saranno degli ospiti delle vostre trasmissioni, quindi senza venire qui nella vostra splendida struttura, ma
saranno modestamente, per i nostri collegamenti in diretta, saranno modestamente avremo, diciamo, un appoggio da noi, stabile. E poi chiaramente stiamo pensando a realizzare dei programmi o comunque far parte della vostra programmazione con delle cose realizzate ex novo lì da sempre da Cittanova. Quindi una radio in TV, quello che dicevamo, sì, un po' sì, prima. Ma non come le altre radio, la radiovisione, assolutamente no. Non è la radio che poi manda in onda i filmati musicali. Noi vogliamo parlare di cose un pochino più serie. Un'altra cosa, un'altra curiosità, quindi questo è in discorso, poi l'abbiamo detto, anche i collegamenti attraverso i nostri siti, no? Quindi attraverso i vari siti è possibile seguire anche praticamente il servizio streaming. Un altro discorso, vi ho visto, anzi ho visto e tra poco lo vedremo, questo vi conoscevo poco fino a qualche tempo fa, ci conoscevamo per altri motivi, e ci siamo già incontrati, però abbiamo un'amicizia in comune che poi tra poco vedremo, Graziano Tomarchio, no? Storico, Graziano Tomarchio Management, piace sentirsi dire, a quest'ora sarà pure sorridendo. E fate delle dirette, io ho visto molte vostre Graziano dirette. Graziano possiede una struttura, un track molto all'avanguardia, attrezzatissimo. Perché vedevo radio e costume. Sì, ecco. Sicuramente, dal quale cura le nostre dirette in esterna. Diciamo che attraverso quella struttura mobile abbiamo la possibilità di poterci collegare da qualsiasi parte e quindi realizzare dei collegamenti e, ripeto, mettere il microfono, dare voce a tutti. Tipo chi vi chiama negli eventi e dare la possibilità, o comunque scegliete voi gli eventi di che vi possano interessare per dare spazio. Ti chiedo scusa, una prima collaborazione che abbiamo avuto con Telemia è la trasmissione della messa di Pasqua, la domenica mattina di Pasqua. Bravissimo, ricordo. Questa, diciamo, è una prima collaborazione. Noi ricordo, un'ottima collaborazione perché è stato, ma anche noi perché anche il nostro editore, no, vi conosciamo come una struttura serissima, quindi poi al di là, no, dice un'associazione, lo fa per hobby, no, quasi un, se non un lavoro, nel senso che con l'impegno e la serietà di voglio chi lo fa per lavoro. Voglio chiarire che per noi è un hobby. Noi però lo fate con la serietà di chi lo fa per lavoro. Sì, per lavoro facciamo, viviamo di altre cose, ecco, però. Diciamo però anche le frequenze di Radio Ecosud. Allora, le frequenze sono due sulla piana, sulla parte tirrenica della Calabria, che sono 93 MHz e 100 e 100 sempre sulla stessa zona. E poi sulla ionica 105-700. Bravo, diciamolo, ecco, che non siete soltanto una radio della piana, ma anche attraverso una nuova una frequenza riuscite anche ad irradiare sulla ionica. Della radio che hai fatto scaricate online, ecco, sono proprio qua sul www.radioecosud.it. Eccolo qua, attraverso, dove c'è, quindi è possibile ascoltare, sì, con logo, c'è ascoltare. Lo streaming, il nostro player, da dove ci si può ascoltare. Siamo in attesa di realizzare le nostre applicazioni, sia per Android che per sistemi. E anche un sito dove mettete notizie. Mettiamo le notizie, no, queste sono notizie, sì, vabbè, curiosità. Queste sono notizie in primo piano. Poi ci sono le notizie musicali che non devono mancare, perché non ci dimentichiamo che noi facciamo anche musica, quindi la sera mandiamo musica jazz, c'è un programma realizzato da Joe Manno, che è un programma che tratta vari argomenti, questo è un programma tematico. Si è occupato ultimamente della musica disco degli anni 70 e 80, è un programma realizzato interamente in inglese, con i testi scritti da lui, le musiche le abbiamo scelte assieme. Attualmente l'ultimo programma che ha realizzato è uno special sui Genesis, ma ha trattato per esempio i Pink Floyd, ha trattato i Dire Straits e tanti altri gruppi musicali, Frank Zappa, eccetera eccetera. È un programma rigorosamente in lingua inglese ed è molto seguito da parte dei giovani, perché giustamente oggi come oggi, bene o male,
grazie a Dio. Beh, anche lì è un programma interamente in inglese, dove comunque si dà anche la possibilità, ricordiamo che molto spesso attraverso le... Questo è un madrelingua, quindi conosce bene la lingua. Attraverso le radio, comunque attraverso, ricordiamo storicamente, anche attraverso la TV, uno ha imparato l'italiano, è possibile anche attraverso, con la madrelingua, molti imparano e si approcciano alla lingua in quindi inglese. Nulla è fatto per caso, cioè noi cerchiamo sempre di organizzare delle cosette fatte ad hoc, ecco. Anche il programma che potrebbe essere il programma musicale, no? Per intenderci. Per noi il programma musicale sì, ok, lo vuoi, però te lo faccio come te lo dico io. Cioè in inglese, ecco, in lingua inglese ci sono questi special, Pink Floyd, eccetera, eccetera. Intanto mentre pregherei, ringrazio innanzitutto perché adesso arriverà anche il secondo ospite, un amico, lo vedete sempre in qualche, non soltanto nei nostri servizi al TG, in qualche collegamento. Ultimamente mi sta abbandonando, qualche anno fa mi deliziava di più della sua presenza a linea aperta. Graziano Tomarco, intanto ringrazio. Forse perché collabora di più con noi. Con voi, ecco, inizio ad essere gelosa. Ma adesso collaborerà insieme, quindi. E ringrazio tantissimo Gerolamo Calogero. Pregherei la regia, ecco, di far... Così abbiamo il nostro sito internet, mentre così si prepara anche Graziano Tomarchio a venire ai nostri studi. La home page: aumentano i tumori nella provincia di Reggio Calabria. Rocciola Ionica, incidente stradale, lo abbiamo visto questa mattina sulla statale 106. E ancora nella nostra bacheca, richiesta rettifica, un pericoloso detenuto accusa malore sulla 2 legale, nessuna intenzione di fuga del nostro assistito. E poi ancora andiamo a Bovalino, lettera dei consiglieri di opposizione alla sindaco Maisano sul problema della processionaria. Siderno, il futuro nella relazione dell'assessore Gianni Lanzafame. Ricordiamo la situazione difficile che sta vivendo il comune di Siderno, si è insediata ormai da qualche tempo la commissione d'accesso. E mentre abbiamo visto la home page, ecco qua, questo non l'avevamo ancora letto, ma era appunto sul nostro sito, modello Riace addio, andiamo a leggere, questo mi incuriosisce in modo particolare dopo tutto quello che è successo e anche la manifestazione a favore di Mimmo Lucano. Modello Riace sembrerebbe di sì, malgrado proprio nei giorni scorsi anche il presidente della regione Calabria Mario Oliveri si è schierato senza remora a fianco del sindaco Mimmo Lucano, da tempo ormai ben noto come il sindaco dell'accoglienza, tanto da meritarsi di essere inserito nel 2016 unico italiano al 40° posto nella lista dei 50 World Greatest Leaders della rivista americana Fortune. Il sindaco di Riace, andiamo a vedere perché. Ecco che arrivano, ecco, le prime disavventure, ricordiamo, di un'inchiesta da parte della Procura di Roma, che adesso è al culmine con il classico colpo di grazia che arriva dall'esclusione della gara da parte della stazione unica appaltante della cooperativa Città Futura, creata a Riace proprio per favorire la politica dell'accoglienza. Ecco qua, questo è quello che d'altra parte è stato Mimmo Lucano ad anticiparlo pubblicamente nel corso nell'incontro avuto a Riace proprio con Mario Olivero, non mancando di sottolineare che la città subirà un duplice colpo. Questo qual è, ma vi invito comunque a visitare, mentre vedete Graziano Tomarchio, Graziano Management, no, da anni. Production. Hai cambiato? Abbiamo cambiato. Production. Vedi, perché non vieni più nei collegamenti di linea aperta? Perché tu non seguite le mie, quindi... Io ti ricordavo... Intanto buonasera, cioè, se segue l'editore che non segue le tele mie, da domani il mio contratto non penso si manterrà. Ma Graziano, non ti stanchi ad andare sulle strade? Questa era la mia curiosità, giri come si dice dalla mattina alla sera, e però con merito, e questi vanno i complimenti parlando ora seriamente, con dei servizi sociali, aggiungo tanto, raccogli le proteste delle persone. Sì. Lo faccio perché ce l'ha la passione, prima di tutto c'è la passione, e quindi mi piace farlo perché faccio con passione, e quindi giro un po'. Mi piace però una curiosità, ma che te le dice? Come sai alcune situazioni, no, cioè, e giri, qua c'è la protesta di tizio, ti chiamano, l'indovini, giri tutto il giorno? Alcune volte ci chiamo, alcune volte mentre cammino perché sono in giro,
vedo, noto delle cose, mi fermo, a volte sono servizi che non me li invento, tra virgolette, diciamo, ci sono, vedo delle cose, dico qui bisogna fare un servizio, do voce a chi non ha voce. E questa mattina ero a seminare a fare un servizio per le, perché lo sai, il giorno 10 si andrà a votare alle elezioni comunali in alcuni paesi della provincia di Reggio Calabria. Da lì, mentre stavo andando verso Palmico, adesso vado a sentire un po' i pescatori. Ti vengono? Mi vengono, ecco, lì ho fatto un servizio che domani lo vedete anche nella vostra emittente. Senti, Graziano, a parte gli scherzi, ti conosciamo ormai da tanti anni e devo dire in una evoluzione in crescendo, nel senso che ti ho conosciuto dalle produzioni mai piccole, belle e ben curate, però oggi, sì, facciamo un esempio, l'ultima Sanremo. Sì, l'ultima Sanremo, io inizio con anni fa con Radio Touring, la radio che nasco io. Nasci Radio Touring, però con l'Abrice, sì, ecco. Sì, e poi nel percorso. Diamo a Cesare quel, sì, che, sì, dice. No, sto raccontando come nasce Graziano Tomarchio, nasce con Radio Touring, il primo giro della provincia di Reggio Calabria, mi rivolgo a Radio Touring, là mi aprono le porte al compianto Rodà. E da lì inizio con la radio. Nesci in radio? Radio Cosud, Radio Touring. E poi negli anni faccio le trasmissioni su Telereggio e collaboro 3-4 anni con Telereggio. Da Telereggio vado via da Telereggio e chiamo Giuseppe Mazzaferri. E arrivi a Telemia. È la seconda televisione che arriva a Telemia, che mi ha aperto le porte e inizia a fare sinergia anche con voi. Un'ottima sinergia che dura ormai da tanti anni e ora che si allarga anche a Radio Ecosud, perché io ti vedevo, appunto, come dicevamo, sì, nelle dirette proprio Radio Ecosud. Sì, poi da lì, da Radio Touring, viene a mancare l'editore Rodà io vado via da quella radio e incontro Mimmo Calogero, che ne parlo con lui, dico guardi, io mi piacerebbe andare in giro a presentare la radio e facciamo questa sinergia insieme a Radio Cosud. E da questo andiamo in giro, facciamo le dirette, diamo voce, come diceva prima Mimmo Calogero, alle persone, facciamo la radio dell'informazione, non della Piana, ma di tutta la Calabria, anche adesso questa. E poi nasce la sinergia con Telemia, quindi. Sì, perché come diceva prima Mimmo Calogero, attraverso anche, diciamo, questa collaborazione, la radio va in TV, la TV va in radio, nel senso che attraverserà la sede dove c'è Radio Ecosud, una nostra postazione dove, esatto, tu poi subentrerai in quel senso dal punto, sì, di vista tecnico, diciamo, sì, per quanto riguarda la gestione, e da lì ci vedremo anche con linea aperta. No? Sarà una, come devo dire, una massiccia informazione attraverso le due, sia la radio che è una radio storica dal 76, non è una radio che nasce oggi, e Telemia che sia sulla Ionica, che sulla e Tirrenica abbiamo una bella informazione a 360 gradi, quindi radio e televisione. Non anticipiamo nulla, stiamo lavorando sul progetto che unisce le due, la TV e la radio. Non solo musica o TV, ma altro che in quest'estate ci vedranno nelle varie piazze. Nelle varie piazze, a proposito poi, perché comunque mentre appunto sto cercando, ecco qua, perché mi diciamo che c'è, eccolo qua, Graziano Tomarchio, tante collaborazioni, ecco, eccolo questo qua. Questo è il primo track che ho realizzato, il mio primo sogno. Quello non era quello verde? No, verde no. Questo è l'ultimo che abbiamo fatto adesso, che è un mezzo attrezzato. Ecco questo qua. Questo è molto bello. Io mi ricordavo di un altro colore allora, Graziano. No, quello era il primo track che ho realizzato. Il secondo l'ho realizzato subito dopo che ho fatto sinergia con Radio Ecosud. Ed è quello là che andiamo in giro, abbiamo toccato un po' tutta la Calabria. Bello. Ecco, questo è il primo. Questo è il primo, c'era la partnership con il Reggio TV. Grazie, Graziano Tomarchio, ma siamo tutti amici nel mondo amici, della televisione. Io dico fare sinergia è bello, dai, fare sinergia è bello, anche perché poi noi, diciamo, siamo piccole in realtà, esatto, e tipo ognuno, o c'è collaborazione, nessuno riesce, diciamo, a operare, ma a parte anche gli scherzi, anche attraverso, diciamo,
con Reggio TV c'è un bel rapporto anche tra di noi di collaborazione con molte TV, no? Sembra che uno c'è la concorrenza, c'è quella sana e bella concorrenza, ma poi c'è collaborazione, anche perché nessuno può coprire un territorio così vasto come la Calabria e non solo, tranne Graziano Contomarchio, che parte la mattina e ritorna la sera. Graziano Contomarchio, un'altra bella esperienza. Mi domanda, dice, ma come fai? All'una sei a Gioia Tauro, alle tre sei a Melzo di Porto Salvo. E te l'ho detto, è la mia passione, la passione che non guardo ore, diciamo, la famiglia. Io parto la mattina e rientro. Ringrazio tua moglie per questo. Ma diciamo collabora anche con te, l'abbiamo trovata in gamma anche a Sanremo e attraverso anche una ulteriore crescita, no? Quello delle dirette, perché ricordiamo irradiata dalla nostra emittente, però anche un vostro servizio, una novità rispetto allo scorso anno. Sì, abbiamo stato a Sanremo, sempre ringraziando anche delle mie, Giuseppe, che ogni qualvolta che porto qualche novità oppure qualche... E gli dico, Giuseppe, voglio fare questo, e lui mi dice, la porta è aperta, fai quello che vuoi. Dimmi, diciamo che l'editore dice sempre sì. C'è qualcuno che dice l'editore del sì. E quindi abbiamo fatto da 2 anni che stiamo facendo questi collegamenti diretti da Sanremo, proprio dal teatro Ariston, quindi siamo lì per lì, a 10 metri dall'Ariston. È una bella cosa. Poi diciamo che ci sarà un'altra sinergia, la butto là, con Graziano per quanto riguarda la segnalazione dei casi e l'approfondimento dei casi di linea aperta, i casi sociali, ti chiedo sempre, segnalameli prima che noi verremo poi ad approfondire, perché ho visto tantissimi, dalla gente senza acqua alle persone che protestano perché non hanno lo stipendio, sono poi quelli i casi dove appunto il giornalismo o nel caso appunto la parte tecnica, gli operatori e la TV deve far fronte, diciamo. E, un'altra cosa, Graziano, che ti volevo dire, negli anni, in questa ulteriore, no, obiettivo della diretta e della collaborazione con la radio e la TV attraverso queste lunghe dirette, un programma estivo già ce l'avete, l'estate alle porte? Sì, abbiamo un programma estivo, stiamo valutando di andare in giro per le piazze, dare, come dicevamo prima, sia la parte dell'informazione, dare voce a chi non ha voce, e poi parlare un po' con i giovani. Argomenti vari, e poi l'altro progetto che vogliamo portare, perché questi giovani non si avvicinano molto alla radio per via di, ormai dei social sono un po' allontanati rispetto. Bravo, quello che dicevo prima con Mimmo Calogero era il discorso che ormai tu viaggi tanto in macchina, ascolta la radio in macchina e effettivamente nelle nostre case non c'è più lo stereo, la cosa di una volta, almeno nella mia è così. E quindi ci deve essere un ritorno, diciamo, o al passato o un futuro diverso, la radio si deve anche modificare, secondo te? Sì, dovrebbe un po' modificare. Noi, sì, pure io ascolto la radio, l'ascolto solo quando sono in macchina, quando sono a casa non ascolto la radio, come c'è tanta gente che dice che non vede la TV. Più la TV, perché ormai ci sono i smartphone, il telefonino, cioè c'è il computer, quindi dice no, io la anche TV... noi creeremo prossimamente, lo dico ai nostri telespettatori, un'app di Telemia, è un bel progetto che sta curando per noi, quindi lo ringrazio, ma avremo poi modo anche di presentarlo, perché poi si arrabbia anche Tony Silipo, che praticamente realizzeremo questo bel progetto per parlare al discorso che molto spesso, diciamo, ormai il tablet o gli smartphone stanno subentrando anche alla TV, ma c'è ancora, fortunatamente, ancora gli ottantenni, i novantenni, anche i 40 e i 50 anni che piace girare col telecomando. Quindi il progetto che vogliamo portare in giro qua, sempre con la proprietà della radio e ormai anche con voi, la sinergia di avvicinare la gente alla radio, ecco, questi giovani viene a fare un programma radiofonico, oppure facciamo vedere come si trasmette alla radio, ecco, perché adesso questi giovani stanno allontanando alla radio, non ascoltare la radio, allontanare proprio dalla radio, perché hanno altre possibilità di svago, ecco. Una volta invece la radio andavi lì perché non sapevi dove andare, quindi ti avvicinava molto alla radio, e anche penso che anche televisivamente, se non è un giornalista, non è facile trovare persone che si avvicinano alla TV.
Senti Graziano, nelle varie situazioni che abbiamo mostrato, io ricordo anche una collaborazione con te in una puntata di Linea Aperta dove praticamente ti sei recato per noi a San Ferdinando, quindi non è a volte diciamo il lavoro del reporter, ecco, per non dire, non è tanto facile in quelle zone, soprattutto a San Ferdinando. Dove hai avuto più difficoltà? Ma la difficoltà ce l'hai tutte le parti. Non perché solo. Devi trovare il gancio là. Esatto, lì deve stare attento perché deve avere il gancio, ecco, entrare, chiedere, dice guardi, mi fa devono fare un'intervista. Devono sapere che sei amico. Sì, appunto, prima la cosa è che sei amico perché altrimenti non ti fanno, ti vengono addosso, ti dicono delle parolacce, a volte anche delle parolacce sentiamo che ci dicono. Ma non solo in quella circostanza, anche se tu vai in un paesino, ecco io stamattina ero a Seminara, ora non è che voglio discriminare Seminara, però inizialmente lì ti vedono con una telecamera e con un microfono e lì c'è la gente che ti dice e ti dice delle parole e allora dovete far capire, non che sei dalla loro parte, dici guarda io sono, non sono venuto qua a criticare o dire sì. Non siamo nazionale che vogliamo discriminare il tuo paese, noi stiamo qui per fare un sondaggio e allora lì basta che ne parli con uno, poi lì sono tutti amici perché dici no, è tranquillo, anche in queste circostanze, nei paesi purtroppo chi fa il reporter come lo faccio io. Nell'esperienza sanremese che non è la prima, quanti anni vai? Quest'anno abbiamo fatto 10 anni. 10 anni? 10 anni, 2008-2018. 2008-2018, secondo te la difficoltà maggiore di Sanremo qual è? Oltre poi nei tempi, no? Uno tutto il giorno lavora notte e giorno per portare poi un pacchetto, un bel pacchetto, no? Televisivo. Lì ci deve, sì, oltre che deve lavorare dalla mattina alla sera, perché non è che uno qualcuno dice ti diverti, no, lì si lavora, noi diciamo che andiamo lì, noi andiamo lì per lavorare, ma allo stesso tempo fai divertimento e lavoro. Difficoltà ce ne sono anche lì, voglio dire, organizzare il tutto, noi ci siamo con la mia troupe, siamo più persone lì, la logistica, trovare il punto per collegarti, non è che è molto facile, però ci riusciamo anche per l'esperienza che abbiamo e quindi andiamo avanti. So che quest'anno anche avete avuto anche voi qui i vostri collaboratori. Anche noi, non per vantarci, non è che siamo in concorrenza, dobbiamo appunto dire quanti anni, cioè, facciamo la gara a quanti anni. Ormai noi, ecco, qua, anzi, da quando è nata Telemia, ogni anno si va a Sanremo, forse qualche pausa di 1 o 2 anni che non siamo andati, ma però dalla nascita, quindi dal 95 avevate in poi. Due inviati vostri prima. Quest'anno sì, ma quasi ogni anno, l'anno scorso uno, quest'anno invece due. Per due pacchetti diversi. Quindi due stili diversi abbiamo voluto creare, uno molto più ufficiale, uno molto tra la gente, diciamo, il cosiddetto altro Sanremo. Sì, perché poi Sanremo, no? Questo per divagare un pochino dall'argomento e poi torniamo sulla nostra collaborazione, no? Il bello di Sanremo è sono i big, ma poi quello che succede intorno a Sanremo. Quello che poi l'altro non fanno vedere, non le facciamo vedere. Ecco, che poi è bello, no? Vedi i sosia che arrivano, sì. Gli artisti che arrivano a Sanremo. Poi si muove dietro Sanremo, ecco, che la Rai non fa vedere, perché la Rai si fa vedere Sanremo o i big, come noi, mentre facciamo vedere le TV locali, fanno vedere quello che c'è dietro Sanremo, quello che loro non fanno vedere lo facciamo vedere noi. È una bella esperienza. Senti, allora, ritornando a questa nostra collaborazione, quindi per raccontare, Mimmo Calogero l'aveva già detto perfettamente, quindi attraverso, quindi questo anche per dirlo ai nostri telespettatori che ci stanno anche seguendo dalla piana, un punto di appoggio anche per le nostre dirette, come appunto per i vari collegamenti, quindi utilizzare, come appunto ha la RAI nelle varie sedi, no? Quindi utilizzare un punto di appoggio quando un ospite lo vogliamo collegare, nelle nostre dirette, un'emergenza, succede un fatto di cronaca per i nostri ETG e poi portare un po' la radio in TV, creare, ecco, dei pacchetti radiofonici, come diceva Mimmo Calogero, particolari, niente noi voi della radio fate per caso. Appunto, noi parte l'altro progetto che io prima che imminente partirà il giovedì mattina, noi siamo da una cittadina della Piano o della Ionica o da Reggio Calabria stesso, quindi noi ogni settimana, ogni giovedì, ora vediamo quando partiamo con questo progetto, quindi diamo sia la radio che la TV, quindi facciamo collegamenti radiofonici e collegamenti anche televisivi. Scusami, ma ecco, vi spostate nelle diverse zone? Sì.
In ogni giovedì andiamo a fare una location diversa. Ecco. Facciamo un po' come fate voi la domenica in piazza, solo che voi curate di più l'aspetto anche della Santa Messa. No, perché comunque però è bello, no, ecco, difficilmente vedo una radio, ecco, in questo senso, sì, che si sposta poi nei paesi. Nei paesi, sì, per... E quindi c'è, ecco, anche nasce questa sinergia per dare sia radiofonicamente che televisivamente questo... Diciamo, è un nuovo programma o un programma che già c'è? No, lo facevamo prima negli anni... fino all'anno scorso, però era solo radiofonicamente che andavamo in piazza. Quest'anno, visto che c'è questa sinergia, nasce la sinergia tra Telemia e Radio Eco Sud, quindi saremo in, sia con la TV e con la radio. A qui una decina di giorni si parte con il primo appuntamento, che sarà il giovedì mattina. Quindi il giovedì mattina, invitando anche i nostri telespettatori, quindi incontreremo attraverso, quindi, Radio Eco Sud una piazza diversa, una città diversa. Raccontiamo il territorio. Raccontare il territorio, ma con le persone del luogo verranno intervistate. Sì, 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 naturalmente sì. Non con Naturato un evento, ma dove voi decidete di andare. Esatto. E diamo voce all'associazione, ai sindaci, amministratori, quello che sia, quello che c'è di positivo su quel territorio. Senti, ma a Seminara, visto che si vota, che impressione, tanto domani, l'hai detto, sì, già tu, andrai in onda poi anche nel nostro TG. Guarda, io sto sentendo non solo Seminara, per quanto, perché sto vedendo altri sondaggi che io l'altro giorno, che ancora li possiamo, no, dire, dei servizi che no, dove già sono andati, ho chiesto un altro anno, si vota anche per la regione. La gente, quando tu parli di politica, una volta era in difficoltà che ti rispondevano, perché sa, la gente, che domanda mi fai quando parlavi di politica? No, non sono interessato, non voglio parlare. Oggi parlano della politica tutti male. Ma politica anche locale, pure, sì, del, sì, proprio sindaco, anche sai, anche perché locale. Poi più piccolo è, no? Più si è rivolta alla politica. Sì, stamattina io su 15 interviste, persone che ho sentito, ecco, c'era 12 persone, ha detto che il paese non andava bene, c'erano dei servizi, spazzatura, servizio idrico che l'acqua non arriva nelle case, sporcizia, il sindaco non è presente, qualcuno mi ha detto, senti questi elementi. Una volta per parlare di un sindaco o di un assessore proprio del loro paese era difficile che il sindaco, perché avevano... Anche perché poi la paura, esatto, la paura. Oggi tu vai e dici, guarda, stanno amministrando bene questi amministratori, e loro già ti dicono, e non sono avversari politici, attenzione, perché gente dice, io non sono, non faccio il politico, non ce l'ho con il sindaco, io dico quello che vedo. In realtà abbiamo visto anche noi questa mattina un paese abbandonato, ma non solo, attenzione, Seminara, tutti i paesi sono abbandonati in se stessi. Un'altra cosa è stato poi il servizio che abbiamo pure noi mandato, che abbiamo mandato in onda, quello il giorno dopo, no? Perché dell'arresto, anzi, come lì si è costituito, comunque dell'arresto dell'ex presidente della Regione Calabria, il sindaco di Raggio, si è recato proprio nella città regina, che poi è la tua città, a raccogliere le impressioni delle persone. Bravissima. E anche là, devo dire, hanno parlato, nonostante, sì, appunto... Sì, hanno parlato, ancora ieri ho fatto altri servizi riguardante la politica, non per Scopelliti, però poi la gente parlava di Scopelliti. La gente è rimasta un po'. È rimasta perché l'hanno arrestato. Ecco, io ho sentito, c'erano delle persone che ho sentito 2 anni fa, che le ricordo, che prima parlavano male di Scopelliti, nel senso, quando ancora di Scopelliti. Oggi dice, sta pagando lui per tutti, e alla fine lui ha fatto qualcosa per questa città. Sì, ha creato il buco, però dice, qualcosa ha fatto. Dice, oggi abbiamo questo sindaco che non sta facendo niente, abbiamo le buche, e come in prova il vostro collega dice, non mandate più buche di Reggio. Dico, c'è una città che va abbandonata, Reggio Calabria. Non lo dico io, lo dicono le persone, le immagini che parlano da solo. Ecco, si cambia, ecco, adesso la gente parla e denuncia pure, che una volta era di un po' difficile, tu sentivi queste persone che... Ricordo che sei andato anche per quanto riguarda, diciamo, sulla Piana, visto che poi è la zona dove poi attraverso questa collaborazione irradieremo, no? Avremo persone, la Piana, la zona praticamente dove, non mi viene ora il termine, e dove appunto c'è stato anche il garante, il prefetto, che ormai è andata in auge, quella della Palmi. Il ghetto dove non mi viene a Gioia Tauro, alla... Sì, a Gioia Tauro, alla, non mi viene, vabbè.
Al Ghetto dei Rom. Alla Ciambra. Alla Ciambra. Alla Ciambra. Grazie, sì, sì, sì. Ringrazio Pino Gagliano, appena arrivato in redazione. Grazie Pino, grande come sempre. Sì, alla Ciambra, lì è andato il prefetto, per la prima volta il prefetto è andato lì a visitare. Lì la situazione ma è permane, perché sì, ancora permane, sì, perché non è cambiato nulla, ecco. Nonostante lo sforzo del prefetto, che più volte si è recato lì, però ancora in una situazione un po' complicata. Andiamo a Radio Ecosud, abbiamo visto, stiamo ancora vedendo queste immagini dove c'era allora l'ex sindaco anche di Gioia Tauro Peidà. Qui la benedizione del nostro TAC. L'avete fatto pure benedire, sì, giustamente. Questo è l'interno. Sì, questo era l'interno, quella è un'altra serie che abbiamo fatto a una postazione alla Tonnara di Palmi, ecco, per la prima volta. Questo è l'ex sindaco di Villa San Giovanni, ecco, questo eravamo in piazza, qui eravamo. Questa è una postazione che eravamo dentro una fiera degli sposi a Gioia Tauro. E qua sei tu con mia moglie. Ecco. Ricordiamo delle ragazze che si hanno fatto le foto. Senti, un'altra cosa, attraverso appunto la possibilità, abbiamo visto anche del sito, di ascoltare la TV in online, sì, la TV e la radio online, poi qua vediamo alcuni dei programmi, parliamone, di giovedì e la Litturina, che è l'agenda, l'agenda è un programma? Sì, 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 è un altro programma di Radio Ecosud. E poi la mattina, come diceva Mimmo Calogero, c'è Lucio Rodinò che... racconta due ore di diretta con tanti ospiti e dà molto, molto informazione. È una bella, quindi è da seguire dalle 10 a mezzogiorno con Lucio Rodinò. A volte collaboro anche io, quando c'è qualcosa che siamo sul posto lo chiamo e andiamo anche in diretta, quindi diamo informazione a 360 gradi. A 360 gradi, io mentre cerco poi, a Graziano vorrei dire una cosa, perché così poi volevo leggere un'altra notizia del nostro sito, quella che riguarda praticamente Bovalino, a Graziano, perché siamo sul finale, sono già le 8 e volevo chiedere, oltre appunto ai tuoi viaggi lungo e largo della Calabria per raccontare, soprattutto prendere le varie testimonianze, Graziano Tomarchio, oltre che reporter e soprattutto, diciamo, ha creato in questi anni tantissimi pacchetti, no? Di programmi e di produzioni proprie. Qual è quella che hai più nel cuore e che vorresti magari rifare? No, quella che... Perché poi ultimamente gli stai dedicando degli speciali, Graziano, però facendo quella che nel cuore pacchetti. Mio, diciamo, quella che è la mia figlioccia, è Piacere e Sapore, la trasmissione che andiamo in giro itinerante per la Calabria, che raccontiamo. Che facevi? No, la facciamo ancora, però. Grazie, però comunque Piacere e Sapore, andare è il nostro format che va su altre emittenti regionali. Vabbè, non lo dico. Bravo, non lo dire, perché c'è collaborazione, ma no, fino ma lo possiamo dire anche perché collaboriamo. Va in onda su Telespazio e Calabria TV, e quella è quella che io, dopo la radio, faccio questa prima mia produzione che si chiama Piacere e Sapore. Andiamo alle scoperte del territorio, delle tradizioni, ma non solo in Calabria, ma mi sposto dappertutto. Siamo stati in Sicilia, in Campania, raccontiamo un po' il meridione, ecco, di questa trasmissione. Poi successivamente, dopo un anno e mezzo, faccio una trasmissione che si chiama Di Tutto Tanto, è un contenitore che mettiamo un po' tutto, già Di Tutto Tanto. E poi mi dedico al reportage con queste notizie, le news che sta avendo un grande successo, anche perché... Pino, intanto mentre chiedo, ecco, perché così vediamo poi, voi abbiamo detto siete a Cittanova, questo appunto attraverso il sito, dove anche, perché così diamo anche un'idea ai nostri telespettatori, che no, c'è pure sulla cosa, sì, sì, per sì. Dare un'idea ai nostri telespettatori da dove anche possono trovare, perché comunque sarà anche una nostra postazione fissa, quella di Telemia, dov'è questa realtà che ormai dal 76 era di Ecosud a Cittanova, zona appunto centrale. Sì, al centro di Cittanova, quindi raggiungibile. Quindi per coloro poi che poi ulteriori informazioni c'è la pagina Facebook o il sito della radio. Io ringrazio Graziano Tomarchio, ringrazio prima intervenuto prima di Graziano Girolamo Calogero, Radio Ecosud, collaborazione, avete visto durante tutto questo 60 News, questa nuova sinergia, nuova collaborazione, vedrete la radio in TV e la TV in radio. Volevi dire una cosa? Sì, anticipiamo, tu non lo sai, ma te lo dico io.
Perché sai, so poco. Sei poco, è punto. Cioè, qualcuno da casa ride, giusto, però esatto. So poco di questo. Io e tuo marito ci sentiamo sempre, attenzione, ci sentiamo sempre al telefono. Stiamo provando per avere il venerdì, quando ci sei tu nella tua trasmissione in diretta, io sono di Losa, sono di Torino, però abito a Reggio Calabria, quindi il venerdì stiamo... Ti trasferisci a Torino? No, sempre da Reggio Calabria. Tu non lo sai, te lo sto anticipando io. No, lo so invece, lo so. Facciamo delle dirette da Reggio Calabria. Da Reggio Calabria. Però stiamo provando per il satellite, lo so perché ho visto qualche prova di connessione, esatto, qualche giorno fa. Anche questa era bellissima. Anticipiamo, ecco, nei prossimi venerdì ci sarà anche questa sinergia da Reggio Calabria con vari ospiti che tu mi dirai che vorrai nella tua trasmissione. E ma quindi, io so, sai che sono aperta da Piazza Italia di Reggio Calabria, Piazza Italia, quindi centrale, prefettura, quindi diciamo comune, città metropolitana, là, quindi da lì, dal cuore di Reggio Calabria, quindi faremo questa sinergia. Il tempo che i tecnici, i vostri tecnici sistemano un po' la connessione satellitare. Lasciamolo riposare il nostro tecnico che oggi è stato assoverato. Vedi quanta sinergia nasce tra Radio Ecosud, Telemia, Graziano Tomarchio, gli amici, la proprietà della radio pure. Grazie, va grazie bene. A Tomarchio, grazie a Girolamo Calogero, grazie alla radio e alla TV che ho messo assieme e anche il presidente dobbiamo... Ringraziamo il presidente, ringrazio non ricordo il nome. Ringraziamo il presidente di Radio Ecosud, sei sempre il solito. Poi la giriamo un po' a ridereccio, per non dire in termini... No, ma è giusto salutare il direttore della radio. È giusto, no, dicevo, visto che lo salutavamo, il presidente della radio, della radio, cosa che non l'ha salutato Girolamo, ma lo salutiamo noi. Grazie a tutti i telespettatori del 60 News, che ritorna nuovamente domani per l'ultima puntata, anzi la penultima puntata, perché poi ci saranno i fatti della settimana con il direttore Pitteri. Grazie e buona serata a tutti. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti, dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.